Finora davanti a questo o ad altri microfoni abbiamo seguito la registrazione delle varie colonne del sonoro, la registrazione delle colonne della musica, la registrazione delle colonne del doppiaggio, la registrazione delle colonne dei rumori. Da questo momento i microfoni non servono più. Infatti siamo in sala di missaggio, dove il tecnico che esegue questa operazione, il mixer, sotto la guida ovviamente del regista, procede alla fusione, alla mescolanza, anche se il termine non è bello, delle varie colonne, quella dei dialoghi, quella dei rumori e quella della musica. Ciascuna di queste colonne, tuttavia, è formata a sua volta di altre colonne, e questa è appunto l'operazione di missaggio di cui parliamo nella puntata. Ma nel caso della presa diretta che cosa succede, Ferrara? In questo caso la colonna dovrebbe essere unica, la colonna del dialogo e la colonna dei rumori che evidentemente sono stati presi insieme, poi si aggiunge la colonna musica. Però il regista quasi sempre ha l'esigenza di aggiungere dei rumori supplettivi. Non so, se durante un dialogo c'è bisogno di sentire il passaggio di un aereo, è ovvio che in sede di ripresa diretta non si aspetta il passaggio di un aereo. Quindi bisogna mettere delle colonne aggiuntive. Quindi anche la presa diretta ha bisogno di più colonne, ed anche la presa diretta ha bisogno del missaggio, in fin di conti. Queste scatole contengono la quantità di magnetico vergine necessaria per registrare il missaggio del film Santa Sangre di Jodorowsky. Ogni rullo ha la durata di 11 minuti. Nella sottostante sala di missaggio si attende che gli operatori di cabina carichino il magnetico vergine sui lettori. Il positivo scena di un rullo della copia di lavorazione viene caricato sulla macchina da proiezione. Inizia il missaggio. Le colonne da missare, cioè da fondere in una sola, in questo caso sono tre: dialogo, rumori, musica. Se il missaggio di una sequenza non soddisfa, si può tornare indietro al punto da registrare di nuovo. Spiegare come funziona il mixer, il tavolo di missaggio. Bueno, pues se compone de esta mesa tiene 24 canales. Questo mixer ha 24 canali, cioè ha la possibilità di immettere 24 colonne sonore. Iniziamo assegnando il segnale a un ingresso del mixer. Questo segnale, dosato con altri, lo faremo uscire sulla pista che vogliamo incidere. Ha un settore di equalizzazione. Cosa sono gli equalizzatori? Con gli equalizzatori possiamo modificare il timbro o la dinamica vocale o musicale a seconda della colonna. Sia che si tratti di un attore che di una musica, occorre creare l'atmosfera sonora più adatta alla sequenza. Poi qui c'è una serie di elementi che regolano i segnali di risonanza o gli effetti speciali da inserire nel film. Questo è un selettore per distribuire i diversi segnali al canale sinistro o al destro. Quest'operazione fa sì che il canale sia inserito o disinserito. Poi c'è il fade per livellare i diversi segnali che abbiamo in questo canale. Quanto ho detto per questo canale vale per tutti e 24, perché sono uguali. Qual è il passo successivo prima di iniziare il missaggio? Anzitutto preparare le diverse colonne che abbiamo in cabina. Può trattarsi di una sola colonna o di tutte quelle che ha il film, che possono essere 12, 14 e a volte anche di più. Poi bisogna selezionare il suono di ogni colonna ed equilibrarlo. E quando il suono è preparato e tutto funziona a dovere, non resta che attendere che il regista indichi il momento per iniziare.
esperar a que, bueno, que el director de mezcla nos indique el momento para empezar. Quando esistono molte sorgenti sonore, effetti, musiche, dialoghi, che possono anche essere numerose, poi nel caso particolare di film di grossa importanza possono anche essere 12, 13, 14 sorgenti sonore. Tutte quante devono poter camminare in sincrono e quindi si chiama il sistema, si dice sistema interlock, il sistema di collegare insieme le varie macchine in modo che possano mantenere per tutta la durata la perfetta sincronicità dei suoni che devono essere riprodotti. Su di sopra abbiamo un reparto macchine, ci sono delle persone che mettono queste varie colonne su queste macchine che si chiamano DOMI oppure sono lettori, su questi lettori vengono messi i vari tipi di prima, seconda, terza dialogo, poi due musiche, quattro musiche. Una volta che sono le macchine camminano tutte in interlock, sono 7, 8, 10 colonne, secondo quante ne abbiamo, e vengono tutti questi suoni. Io con questi mix, i cursori, cerco di unire questi suoni. Secondo delle musiche che sono forti, o questa, la musica che va fatta effetto radio, tutte cose che vanno man mano che uno vede, che vede il film, e viene selezionato e viene aggiustato, diciamo. Come si regola il volume di ogni colonna? Questo è il massimo e il minimo, praticamente parte da zero, tutto attenuato al massimo del volume. Che cos'è il riverbero? Il riverbero è... delle volte ci sono dialoghi in una grotta o in una chiesa, allora dovremmo dargli un po' di alone, un po' di riverbero. Noi diamo secondo quanto serve in questa chiesa, secondo la stanza, con questo un regolatore. Come si può definire il Dolby Stereo? Il Dolby Stereo è il perfezionamento dell'incisione ottica e del sistema di registrazione in modo da ottenere nelle sale attrezzate la possibilità di una riproduzione stereo con fino a 4 piste con l'immersione dello spettatore nell'ambiente, diciamo così, di proiezione. Il Dolby è un riduttore di rumore che permette di eliminare qualsiasi disturbo causato dallo scorrimento del nastro sulle testine. Il Dolby Stereo permette la diffusione del sonoro su due canali, il sinistro e il destro, che emettono suoni differenziati dando così un effetto di maggiore spazialità. Quando abbiamo il suono che è stereo, che sono 4 colonne, invece di aprirli, perché con una mano, con due mani è difficile, invece con questo si può aprire bene in 4. Siccome è stereo questo, allora dovrei mandare il suono in prima, in seconda, in terza e in quarta. Allora, il suono viene diviso su vari... perché in prima pista ci può essere, per esempio, la musica, in prima pista ci può essere dei violini, in seconda ci sono delle trombe. In terza ci sono altri violini o altre orchestre. Queste cassette sono degli effetti già registrati che servono ad integrare praticamente quello che sta qua. Allora, le cassette vengono messe su questo apparecchio che è un lettore praticamente di cassette. Adesso abbiamo per esempio integrare uccellini. Oppure una campana, qualche cosa, qualche altro effetto. Così mescolati, praticamente cioè, è un ambiente di uccellini con campana lontana, praticamente, no? Se invece poi vogliamo fare anche un'altra cosa, possiamo fare addirittura metterci fuochi d'artificio, secondo come... quello che è richiesto, fuochi d'artificio, campana, uccellini, uccelli. Ho un archivio di effetti, praticamente 100 o 100 cassette di questi, però ci sono altri, quelli che lavorano proprio, che fanno i rumoristi, che hanno 700-800 cassette di effetti, quindi un repertorio enorme. Io ho un repertorio soltanto per integrazione, praticamente, perché io come lavoro faccio soltanto il missaggio, non è che faccio lavoro sugli effetti.
mai detto a nessuno. Ma proprio quel giorno con Martone ci eravamo sentiti al telefono. Ci chiamavamo spesso per fare due chiacchiere. Avevamo deciso di andare a cena fuori insieme quella sera. Poi rimandammo, non so perché, alla sera seguente. Quante volte ho ripensato a quel nostro mancato incontro. Per mano. Mi scusi, Vancini, le posso chiedere che importanza ha il missaggio di un film? E ha un'importanza enorme, perché è la forma definitiva che assume il film. Prima è informe. Un film è fatto di tante componenti, dove sono quelle visive e quelle sonore. Quella visiva, diciamo, è unica, si tratta poi di fare così una fotografia, di stampare bene, insomma, una fotografia corretta. Quella sonora è molto più complessa, perché la colonna sonora si compone, diciamo, di tre parti fondamentali. Il dialogo, quelli che noi chiamiamo gli effetti, cioè i rumori, che possono essere il rumore di una tazzina o una bomba, tutto ciò che è rumore, insomma, gli effetti, e la musica. Quindi equilibrare questi tre componenti è un'operazione molto delicata e che può dare al film un carattere, proprio si può anche snaturare un film con un mixage non giusto. Beh, la funzione del regista è quella appunto di dare rilievo più o meno a certi suoni, a certe battute, ai fondi, alla musica, deve dire più o meno in primo piano rispetto a quello che avviene, rispetto al dialogo, se c'è. È tutto un fatto di equilibri delle varie colonne sonore. Ed è il regista quello che più o meno, bene o male, dà le indicazioni. Poi deve essere naturalmente colui che fa il mixage a realizzarle. Il mixage è un punto essenziale. Con Carla noi siamo arrivati a preparare dei rulli con 39 colonne tranquillamente, mettendoci quindi una cura particolare, facendo a volte anche impazzire il fonico e comunque lasciando in generale i produttori di oggi, che sono abituati a tempi di lavorazione e di edizione molto sommari e intesi in modo terribilmente brutale come modo di lavoro che c'è abbastanza diffuso purtroppo oggi. Ecco, però siamo abituati arrivare a 50 turni di mixage tranquillamente, 40 e 50. Il montatore quasi sempre ormai segue unicamente la fase di montaggio della scena. Dopodiché c'è tutta una parcellizzazione del lavoro, tendiamo di fare un po' gli americani, invece poi in realtà io sono convinta che non siamo ancora a quel livello e non lo possiamo fare, e quindi il film va dai rumoristi che penseranno poi a fare tutto loro senza più neanche la presenza né del regista né del montatore. Il mixage, gli effetti speciali, gli ambienti, le atmosfere. Come fossero tanti specialisti, no? Esatto, e che però non hanno seguito, secondo me, forse io sbaglio, poi vado anche contro i miei interessi economici, devo certo, dire. Sì. E quindi faccio un po' la parte della masochista. Ma se si vuol fare, secondo me, secondo noi, se si vuol fare un lavoro accurato, un lavoro con regola un lavoro d'arte, creativo, anche a regola d'arte. Secondo me va ancora fatto così, perché l'intesa che c'è tra il regista e il montatore non può essere uguale a quella che può avere il regista con il rumorista, che va a vedere il film in moviola una volta, ne discutono e qualche volta neanche ne discutono insieme, e poi prende il film in mano e decide lui come interpretare alcune sequenze, alcune atmosfere. Per le atmosfere va tenuto conto della situazione, del colore, della stagione, va tenuto conto di tante cose, cioè deve interpretare uno stato d'animo, sì. Non può essere una cosa di riempitivo. Deve avere uno stile, anche una coerenza. Esatto, certo, non può essere semplicemente un riempitivo per non sentire dei vuoti sotto il dialogo, ma deve essere parte, deve essere una colonna che segue l'intenzione del regista. Certo. Qualche volta è il montatore che gli dà una sua interpretazione, però sempre poi facendolo ascoltare al regista. E poi, altra cosa, che anche con la buona volontà del montatore che fa tutte queste cose perché gli piace farle, poi bisogna anche vedere se
il regista saprà poi mixare questi suoni, tutta questa ricerca di suoni che sono stati montati, e quindi valorizzarli. Perché se non lo sa fare o se non lo ha capito, se non è abituato, una nuova generazione può venire fuori che non è proprio abituata ad avere 36 colonne appunto, per un dullo, se non insomma. È abituato, allora tutto questo sforzo di ricerca di suoni, di montaggio, di mettere alcuni suoni all'interno di pause proprio per dare un significato, eccetera, allora sarebbe diventa del lavoro inutile da parte del montatore. È complesso il discorso, sì. Lei che rapporto ha con il regista di un film? Bueno, se entiende que el director previamente nos ha indicado una serie de... Il regista ci anticipa una serie di indicazioni che desidera che noi eseguiamo perché il film risulti come lo ha concepito. Mentre mischiamo, anche noi diamo il nostro apporto, ma è il regista che ci indica se vuole un tono più alto o più basso. Questo dipende dal regista e non da noi. Si può parlare di una regia del missaggio? Sì, il regista è quello che così compone tutto il film, quindi dalla ripresa, anche la sceneggiatura, l'impostazione del film, e quindi fino anche a questa fase, che è l'ultima poi, proprio l'ultimissima del film. E sì, c'è una regia nel senso che si può avere un gusto particolare, il tecnico ha un grande mestiere, dico evidentemente, e bisogna anche ascoltarlo, secondo me, anche quando a volte pare che la sua proposta non coincida con quello che tu hai in mente, questa è la mia esperienza almeno. Però io ho in mente delle cose e quelle vorrei realizzare, e quindi può essere che sento che una musica deve essere bassa, sottile e che non sovrasti. Ci può essere invece una scena in cui ritengo che addirittura sovrasti e non ci sia più bisogno di ascoltare nulla all'intorno, quei famosi effetti di cui parlavo prima. Forse anche il dialogo, può succedere anche che una musica possa distruggere il dialogo e vedere i personaggi che parlano senza più sentire quello che dicono. Insomma, i problemi sono molti, ecco. Il rapporto è continuo col tecnico, appunto, di chiedere, di scambiarsi queste opinioni e di controllare, di sentire quali... A volte si può anche inventare una soluzione, uno è venuto qui in sala pensando che quella scena avrebbe fatto in un certo modo con un equilibrio medio, rumori, musica e dialogo, tutto così equilibrato, e scoprire che invece bisogna trovare tutta un'altra soluzione diversa. Quante volte succede? Che cos'è questo piano di missaggio che è qui sul tavolo? Entonces, con el montador que nos trae la... È il montatore che ci porta il foglio di missaggio. Qui sono segnati i diversi effetti e i suoni che entreranno con le diverse colonne sonore. In questo caso, il foglio ci indica dove deve entrare ogni effetto sonoro, o la musica o i dialoghi. Siccome sto premissando degli effetti speciali, sono fogli di mix di effetti speciali, dove sono 5 canali, ognuno porta degli effetti. E qui mi si dice che a 2 minuti e 58, guardando la scena, a 2 minuti e 58 viene fuori una macchina automatica, cioè una delle macchine, diciamo, di caffè, no? Che fa il caffè. Alle 5.10 una tromba, alle 8.18 addirittura sono quattro colonne che sono contemporanee. In uno c'è una cassetta, all'altro la chiusura di questa cassetta, e in altre due c'è una scavatrice e un martello pneumatico. Quindi perché le due cassette sono in campo, il martello pneumatico e la scavatrice sono un sottofondo che si devono sentire dall'esterno. Quindi ecco come vanno dosate, ecco perché devono essere dosate. Cioè, noi siamo in una stanza, sentiamo degli effetti in primo piano e queste cose, la scavatrice, il martello pneumatico, in secondo piano. Siamo in sala di registrazione del missaggio.
Il regista Florestano Vancini e il fonico Romano Checcacci stanno mixando il film Il Giudice. D'accordo, sta tranquillo. Siediti. Grazie. Come va? Entra più piano con la musica, Romano. Aspetta, ferma, torna indietro. Un pochino più, se no distruggi gli effetti, capito? Vabbè. Un pochino più dolce, sì, poi dopo vai su. Lo devo fare da prima, però. Sì, certo, devi stare indietro un po'. Diventi più dolce e poi dopo... Beh, era già abbastanza dolce. Sì, no, vabbè, no. Insomma, la puoi far meglio, dai. Vabbè. In 3 mesi di indagini non siamo approdati a niente. Testimonianze, perquisizioni, confronti. Abbiamo esaminato le schede di tutti i sospetti. Ma sappiamo solo che sono state le Brigate Rosse. Troppo poco, evidentemente. Eppure hanno lavorato tutti con grande impegno. Carabinieri, polizia, nuclei speciali dell'antiterrorismo. Ti assicuro che ce l'abbiamo messa tutta. Ne sono convinto. Martone era un uomo che tutti rispettavamo e ammiravamo, un giudice coraggioso e onesto, a cui tutti volevano bene. Purtroppo. Attento che l'ambiente non ti distrugga lì i movimentini, capito? La tazzina. Vedi, l'appoggio. Lo so che hai un grosso carico di lavoro, ma ho fatto il tuo nome al consigliere capo e lui è stato d'accordo nell'affidarti il caso. Ma io non posso. Non rispondermi adesso. Tu sei l'unico ad avere l'esperienza per un'istruttoria del genere. Ti occupi di terrorismo da anni. Il tuo intervento potrebbe essere determinante. A parte i processi che ho già in corso, ritengo che sia un grave errore concentrare su un solo giudice tutte le istruttorie che riguardano il terrorismo. L'ambiente lo lascio. Sì, no, così, va bene. Martone era un uomo che tutti rispettavamo e ammiravamo. Giudice coraggioso e onesto, a cui tutti volevano bene. Avremmo potuto essere tu o io a cadere lì per terra, ammazzati da chissà chi e senza un perché. Ci devo riflettere. Ne parliamo domani, d'accordo? E invece le piste internazionali a cosa servono? Cosa sono? No, quella è, siccome il cinema si pensa sempre, o anche opere televisive, che siano fatte non solo per il proprio paese, ma anche per entrare in circuiti internazionali, proprio perché l'opera poi non sia snaturata da un mixage diverso nel paese che comprerà questo film e lo distribuirà e dovrà fare una sua edizione, cioè un doppiaggio, gli si preparano le colonne internazionali, cioè gli si dà le due componenti delle tre, che musica ed effetti, e quindi grafico in certo modo. Il sonoro del missato, che è stato inciso sulla pellicola magnetica, viene trasferito su questa pellicola ottica negativa in bianco e nero ad alto contrasto per mezzo di un apparecchio chiamato record ottico. Il record ottico è ora in funzione. Sarà poi accoppiata col negativo scena. Verrà così finalmente stampata la copia campione.
poi quando si empieza a filmare, l'importante quando si inizia a filmare è importante la scelta dell'attore. Se sbagli un attore, ogni attore è un film diverso. Bisogna scegliere fino all'ultima comparsa. E poi ci sono i luoghi. Se ti sbagli sui luoghi, cambia il film che stai creando. Poi l'azione, le inquadrature. Se sbagli queste, diventa un film diverso. Poi c'è il montaggio. Se sbagli nel montaggio, è un altro film. E poi il suono, la musica. Se sbagli la musica, ecco che è un altro film. Dopo il doppiaggio. Se ti sbagli nel doppiaggio, è ancora un altro film. Ed infine il missaggio di tutti gli elementi. E qui puoi ammazzare di nuovo il tuo film. Si tratta di aspetti differenti. Devi stare molto sveglio e non fare un solo errore, fino alla fine. Abbiamo seguito le varie operazioni di missaggio, abbiamo sentito differenti opinioni. E al riguardo, qual è il tuo metodo, Ferrara, come regista? Ma io uso applicare il metodo, diciamo, del direttore d'orchestra. Considero le varie colonne come degli strumenti musicali che bisogna guidare, impastare, alzare, evidentemente a livelli espressivi. Mi ricordo a questo proposito un grande regista documentarista, Jory Stevens, che quando missava sembrava von Karajan sul podio, agitava le mani come fanno appunto i direttori d'orchestra.